gli animali, un mondo pieno di sorprese, una società di esseri viventi che segue i suoi ritmi e che ha le sue leggi. Natura Amica studia la fauna del nostro pianeta per scoprire tutti i suoi segreti. Natura Amica, da lunedì a venerdì alle 18:45. Sciare, la rivista del grande sci, ogni 15 giorni in edicola. Sul Corriere della Sera, dal 14 gennaio c'è Replay, il gioco che rimette in gioco i biglietti della lotteria. Perciò conservali, puoi vincere 10 milioni al giorno. Replay, il gioco che ti rimette in gioco, tutti i giorni sul Corriere della Sera. Musica, ritmo, colore, le donne più belle del mondo. A febbraio il Carnevale di Rio. Buongiorno, prima delle notizie dal telegiornale un collegamento in diretta con Bruno Gattai dall'AX in Svizzera per un aggiornamento sulla discesa di Coppa del Mondo di Sci. La discesa libera maschile di Coppa del Mondo di LAX, che doveva partire questa mattina alle ore 12, non è potuta andare in scena a causa della nebbia, ci sono dei continui rinvii. L'ultima decisione della giuria è di aspettare fino alle ore 14 per vedere se finalmente si potrà partire, quello che qui ci auguriamo un po' tutti, ma francamente guardando le condizioni attuali della pista sembra molto improbabile che la gara possa andare in scena. Comunque aspettiamo fiduciosi, vedremo di sapere più tardi che cosa accadrà e di farvelo sapere immediatamente. Grazie a Gattai e apriamo con le notizie dal telegiornale con l'imperatore del Giappone Hirohito, che si è spento questa notte alle 22:30 ora italiana. Hirohito è morto per un tumore all'intestino dopo 112 giorni di agonia. Nella notte a Tokyo è salito al trono il principe ereditario Akihito, primogenito del defunto imperatore. A Palazzo Imperiale sono giunti messaggi di condoglianze da ogni parte del mondo, tra questi anche quelli del presidente americano Reagan e di quello italiano Cossiga. Con la morte di Hirohito si è conclusa l'era Showa della luminosa armonia, l'era del regno di Hirohito, iniziata il 25 dicembre del 1926, quando appena ventenne il defunto imperatore succedette al padre, durata 62 anni e 13 giorni, un tempo lunghissimo, denso delle più formidabili trasformazioni nella storia del Giappone e dei giapponesi. Hirohito ha regnato sugli anni delle guerre fino al 1945, con le atomiche di Hiroshima e Nagasaki, con la drammatica resa, la nuova costituzione imposta dagli americani e la perdita dello status divino per l'imperatore. Ma dal 1945 in poi, per il Giappone si è aperta l'era dell'irresistibile ascesa economica, del prestigio internazionale e del primato nell'innovazione. È questo il paese che Hirohito lascia al 55enne primogenito, succeduto al padre, senza soluzione di continuità, su un trono ormai puramente simbolico, ma ancora profondamente venerato dai sudditi del Sollevante. Con Hirohito se ne vanno quasi 100 anni di storia giapponese. In Italia il prossimo 31 gennaio sarà sciopero generale per 4 ore. Lo hanno deciso questa mattina a Roma le segreterie di CGIL, CISL e UIL per protestare contro l'iniquità fiscale e la manovra economica del governo. Parallelamente allo sciopero del 31 gennaio verranno indette manifestazioni in tutta Italia. La proposta di sciopero contro la politica fiscale dovrà essere ratificata dagli esecutivi delle 3 confederazioni sindacali convocati per il prossimo 17 gennaio. I sindacati chiedono l'immediata restituzione del drenaggio fiscale e la revoca del condono per i lavoratori autonomi. Questa mattina CGIL, CISL e UIL hanno indetto anche uno sciopero generale in Campania per l'11 gennaio a sostegno dell'avvertenza dei lavoratori di Bagnoli. Oggi torna tra un attimo con le altre informazioni. Sul Corriere della Sera, dal 14 gennaio c'è Replay, il gioco che rimette in gioco i biglietti della lotteria. Perciò conservali. Puoi vincere 10 milioni al giorno.
Replay, il gioco che ti rimette in gioco. Tutti i giorni sul Corriere della Sera. Only you mi dai sempre qualcosa in più. Only you quelle cose che hai solo tu. Only you. Prendi il largo. Prendi Voyager. Con l'intervento del presidente francese Mitterrand si è aperta questa mattina a Parigi la conferenza internazionale per il bando delle armi chimiche. Nel suo discorso inaugurale Mitterrand ha dichiarato che compito della conferenza è esprimere una condanna inappellabile per l'uso delle armi chimiche. Ai lavori partecipano 145 paesi e circa 80 ministri degli esteri, compreso per l'Italia Giulio Andreotti. Il dibattito vero e proprio comincerà alle 3 questo pomeriggio con l'intervento di George Shultz, che chiederà all'Assemblea la chiusura dell'impianto chimico di Rabt in Libia. E intanto riprenderà lunedì mattina la sessione straordinaria del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, convocata su richiesta della Libia per esprimersi sull'abbattimento dei due MiG di Tripoli da parte dei caccia statunitensi. Voto non previsto prima di martedì o mercoledì. Una risoluzione di condanna agli Stati Uniti verrebbe bocciata da uno scontato veto americano. Ed è polemica intanto sulla ricostruzione della battaglia aerea fornita dal Pentagono. Ieri anche Tripoli ha fornito una sua versione della vicenda attraverso animazioni e modellini. La Libia sostiene che i due MiG erano disarmati e che sarebbero caduti in una trappola tesa da 14 caccia americani. La formazione di un governo provvisorio palestinese è prematura e comunque non avverrà prima che sia fissata una data per la conferenza di pace per il Medio Oriente. Lo ha affermato ieri ad Amman un portavoce dell'OLP. Nella capitale giordana Yasser Arafat è stato ricevuto da Re Hussein. Nel corso dei colloqui il leader palestinese ha chiesto la convocazione di un vertice arabo, ordinario o straordinario, per appoggiare l'iniziativa di pace palestinese. Nuovi violenti scontri in Libano tra gli Hezbollah filo-iraniani e i miliziani di Hamas filo-siriani. Nella notte fino a questa mattina Beirut Sud è stata sconvolta da furiosi combattimenti a colpi di mortaio e mitragliatori. 4 i morti, 12 i feriti. Hamas e Hezbollah, un tempo alleati, si combattono ormai da più di un mese. Solo nell'ultima settimana negli scontri sono morte 33 persone. Per la prima volta in Italia e in Europa è stato effettuato il trapianto contemporaneo di cellule di pancreas e rene. L'intervento è stato effettuato al centro chirurgico dell'ospedale Broz di Cagliari su un uomo di 34 anni, Fabrizio Vicentini. Al Vicentini sono stati trapiantati gli organi della 12enne Ramona Mollo. E per chiudere, l'angolo della fortuna. Sono stati estratti questa mattina i 6 biglietti vincenti della Lotteria Italia. Eccoli. Serie AC, numero 563293, venduto a Milano. Serie AS, numero 598458, venduto a Milano. Serie P, numero 467521, venduto a Cremona. Serie F, numero 864940, venduto a Roma. Serie F, numero 454157, venduto ad Ascoli Piceno. Serie R, numero 486228, venduto a Pesaro. Nel corso della trasmissione Rai Fantastico, questa sera i biglietti verranno abbinati a 6 premi che vanno dai 4 miliardi del primo premio al 1,2 miliardi del sesto. Buona fortuna. Oggi si chiude qui con le notizie. Prossimo appuntamento alle 19 circa per Telemonte Carlo Informa. Vi lascio ora a un grande pomeriggio sportivo con Sport Show. A più tardi.